A metà strada tra lo swing italiano e il jazz americano è Import-Export, il progetto musicale dell'Harry Franco Jazz Trio, che rappresenta il terzo appuntamento della rassegna musicale estiva Note di Notte, una rassegna che si sviluppa lungo tutti i mesi estivi, abbracciando diverse location della città di Castellaneta. Una rassegna organizzata dall'amministrazione comunale di Castellaneta, dall'assessorato alla cultura, in collaborazione con diverse associazioni, soprattutto la Crisalide, diretta dal maestro Giuseppe Di Gioia. Abbiamo ascoltato il maestro che ci ha spiegato quali saranno le peculiarità di questa rassegna e Larry Franco che ci ha descritto i dettagli di questo progetto. Infine l'assessore Anarita De Torre ci ha parlato dei primi successi di questa rassegna, che sta coinvolgendo sempre più persone. Questa sera un bel concerto che variegato, dal blues al jazz, dal pop allo swing, insomma un repertorio abbastanza eterogeneo. È un appuntamento che rientra in questa rassegna, la prima rassegna tra l'altro musicale classica estiva, in collaborazione con l'Istituto d'Alta Cultura Musicale Paesiello di Taranto, che è un po', come dire, il nostro fiore all'occhiello dell'arco ionico, ma voglio dire anche della stessa regione Puglia. E il Paesiello, che ha creduto fortemente in questo progetto musicale insieme all'assessorato alla cultura del comune di Castellaneta, e tutti quanti martedì vari appuntamenti dislocati in più location della città, vale a dire centro storico, palazzo baronale, piazzetta teatro, chiesa dell'Assunta, due appuntamenti sempre tutti martedì di quest'estate anche a Castellaneta Marina, per cui diciamo che buona musica per tutti i gusti e per tutti i palati. Su cosa si basa questo progetto? È praticamente una ricerca in cui mettiamo insieme due brani, uno americano e uno italiano, che si assomigliano come struttura, e li eseguiamo, mescoliamo le carte durante il concerto, facciamo un po' di uno, un po' dell'altro, cantiamo un po' di uno, un po' dell'altro, è una cosa simpatica. La musica italiana è più da importare o da esportare? Quella italiana è da esportare ovviamente, quella americana è da importare. Grazie al direttore artistico abbiamo condiviso questo percorso, questi concerti eterogenei nel loro stile e nel loro genere, e abbiamo deciso anche di valorizzare vari punti della nostra città e della nostra marina. Stasera siamo qui al Nomine Rose perché c'è la settimana, la festa del libro, quindi abbiamo ritenuto opportuno con il direttore artistico e con il sindaco condividere con gli amici del Nomine Rose questo momento di musica.